Quando c'è una guerra, uno dei limiti importanti è l'accertamento della verità. Io penso che bisogna anche usare, non vorrei che si perdesse nei momenti di crisi anche la capacità di ragionare. Io non credo che i russi sparino missili, come ho sentito dire, contro le centrali nucleari, perché a un passo da casa loro. Ucraina, Leopoli è molto più distante dal territorio russo rispetto alle centrali, quindi allora bisogna essere molto cauti. Quindi le possono spegnere per metterli al buio. Allora, loro occupano le centrali perché ovviamente le centrali sono un obiettivo strategico, determinare chi gestisce l'energia in un paese in guerra, cioè poi andare a pensare che veramente si faccia una guerra alle centrali, questo secondo me è molto propaganda e aumenta anche la tensione in Occidente. Poi sarà la verità storica che avviene dopo a raccontarci come sono le cose, però voglio dire, spero che tra le tante vittime, la verità è la vittima principale, sì, quando c'è in guerra, sempre, non ci sia anche la possibilità di esprimere un pensiero che vada al di là della dottrina nostro occidentale, perché se è vero che quello che vediamo, cioè, non ha bisogno di commenti, cioè Putin è quella roba lì, però poi noi occidentali possiamo ancora chiederci se non abbiamo capito chi avevamo davanti o ci faceva comodo non capire chi avevamo davanti, perché quando uno per esempio fa un trattato di Minsk dopo la guerra del 2014-15 e poi insomma fa finta che vedo che torniamo alle richieste dei russi di avere il Donbass, che erano le stesse richieste che erano state fatte nel 2014, siglate con degli accordi. Ora, io sono il primo a... Guardate quelle immagini, non c'è bisogno di null'altro, distruzione, morte, però dobbiamo capire dove era l'Occidente, perché scusa, l'errore secondo me di Putin è anche quello di aver pensato di essere come l'Unione Sovietica. L'Unione Sovietica era la chiesa madre di un certo tipo di pensiero, che era il pensiero comunista, un'ideologia, una chiesa che aveva delle basi molto forti. Il Partito Comunista in Italia stava per prendere il potere negli anni 70. Oggi il comunismo non c'è più, è morto, ma gli ucraini ci insegnano che la libertà, e ne avevamo forse bisogno come occidentali, è un bene prezioso, è bene primario, e bisogna lottare per questa libertà, però non si può spegnere il cervello e non vedere che forse qualche errore strategico è stato fatto anche dalla NATO a guida americana. Allora, questa è la discussione che faremo subito.